Che squadra stai, diciamo così, conoscendo, insomma, perché è poche settimane che stai qui con Civitavecchia. Sta crescendo questa anche magari autostima, consapevolezza dopo questo momento molto difficile. Io sono arrivato nel mercato di dicembre credendo in questa salvezza e diciamo anche nei calciatori che sono presenti in rosa. Secondo me è una squadra che ha delle individualità molto importanti che sta esprimendo solamente in parte, o comunque in parte ma poca. E questo è l'unico rammarico perché secondo me è una squadra che potrebbe fare molto di più. Domenica prossima la partita non decisiva, ma comunque molto molto importante, perché arriva l'Almas con cui si chiude questo miniciclo, diciamo così, di scontri salvezza. Che partita ti aspetti? Domenica è una partita no importante, è come una finale. Sicuramente noi in queste 3 domeniche abbiamo portato avanti 3 punti, un punto alla volta, che ci ha permesso un pochettino di rosicchiare sopra e di essere moralmente più tranquilli. C'è da migliorare tanto sotto l'aspetto, secondo me, mentale, perché siamo molto molto bloccati, e domenica mi auguro che i ragazzi, la squadra, noi, lo staff, la società facciano quadrato per poterci far sì che, insomma, facciamo un bel risultato.